big strong. Watch what you put in a, put in a, put in a Rizella. Put in a, put in a, put in a Senza Media. Oggi in piazza ci sono tante realtà e tante rivendicazioni diverse tra loro, lavoro, casa, no alle grandi opere e altre. Cosa tiene tutto insieme? Qual è il filo conduttore di questa piazza? Beh, ci sono due cose che fondamentalmente le tengono insieme, le pratiche, che sono pratiche di conflitto, come le occupazioni, come l'invasione di aree, taglio delle reti. L'altro è il tentativo di essere sovrani rispetto alle scelte di questo governo in merito all'urbanistica, al diritto alla casa, al consumo di suolo. Questo modello di sviluppo ha bisogno di consumare suolo, ha bisogno di gentrificare, fa passare l'uscita dalla crisi da questi strumenti, tagli e profitti. Questa manifestazione di oggi prova a dire basta con questo meccanismo che spesso trova complici partiti e sindacati e che noi non possiamo più accettare come nostra rappresentazione. Quest'oggi un pullman è partito dalla Val di Susa per, come dire, garantire una degna rappresentanza del movimento, e quindi è con grande gioia che noi partecipiamo oggi. Contestare la costruzione dell'alta velocità oggi vuol dire voler prendere parola rispetto a come vengono spese le risorse del paese, ma soprattutto a quale progetto di vita il nostro paese aderisce. Noi in questi anni abbiamo fatto davvero tanti passi avanti, siamo stati in grado di aprirci e di parlare con tante persone, quindi il filo conduttore c'è perché è dentro di noi e nelle parole d'ordine che noi portiamo in piazza tutte le volte. Arrivate da? Da Niscemi. Con lo spezzone No Muos, perché anche questa rivendicazione trova spazio qua a Roma oggi? Proprio per manifestare il nostro dissenso a questa costruzione di queste tre parabole satellitari che metteranno la Sicilia, ma non solo, perché si tratta anche di un'arma di guerra ed il mondo soggiogato a questo potere. A livello locale è qualcosa strettamente anche di salute, però a livello mondiale parliamo anche di guerra. Mi conferma però quindi che la vostra intenzione è cercare di arrivare a camparvi a Porta Pia? Assolutamente sì. E non teme che questo provochi gioco forza, uno scontro con le forze dell'ordine, visto che non c'è l'autorizzazione a passare la notte? Sì, o sono in grado di reggere questa richiesta di attenzione, questa rabbia che si riversa in quella piazza, ma se non sono in grado di reggerla è perché forse non hanno risposte, e allora l'unica risposta che decideranno di mettere in campo sarà una risposta repressiva. Noi a quel punto ci difenderemo quella piazza e cercheremo di rimanere là dove abbiamo deciso di stare. Io paura non ne ho, credo di non averne, perché l'importante secondo me è manifestare per qualcosa a cui credi, a qualcosa di giusto. In Val di Susa siamo abituati, come dire, a un livello di scontro e di violenza molto elevato, perché noi crediamo di aver subito atti di violenza molto forti da parte dello Stato. Faremo ovviamente attenzione perché vogliamo tornare tutti a casa, ma da questo punto di vista, come dire, purtroppo siamo preparati. Sì.